You got her involved just for that? No. Noi non siamo uomini. Siamo più che uomini. In questo mondo quel genere di cazzate serve solo a una cosa. Farti ammazzare. Allora, sei pronto per il tuo destino? Bontà esplosiva. Oh, mai visto nessuno andare in giro su uno di quelli. Quella porta a luce arida? Ah beh, sì, di solito, ma non oggi e non ora. E perché mai? Beh, il timore. Tutta la valle è infestata dalle macchine. So badare alle macchine. Non ne dubito, ma ho l'ordine di non attivarla finché non arriva il via libera da Aspra Catena. Senti, non sono venuta fin qui per stare ad aspettare. Quindi voglio che manovri quella cabina, o lo farò io. Sì, ma poi chi la riporterà su? Va bene, va bene. Ma se te lo chiedono, dovrai dire che mi hai costretto. Mm.
Vedo del fumo, ma non molto movimento. Forse il fumo viene da qualcosa che le macchine hanno distrutto. Il poco movimento, beh, tutto questo scompiglio ha fatto sospendere i lavori. Che razza di macchine ha causato tutto questo? Grosse, cattive e numerose. Si chiamano Scavazzanna. La cosa strana è che non sono native del timore. Sono comparse all'improvviso. Non si possono uccidere. Oh, cacciatori ce n'è, ma nessuno vuole mettersi contro Ulvund, l'autoproclamato capo di Aspra Catena. Idea sua fermare i lavori. Oh, beh, io sono di passaggio. L'ambasciata mi aspetta. Ah, ma dovevi dirmelo. Quella non si terrà tanto presto. Di che cosa stai parlando? Sentito? Ecco la tua risposta. Quello chi è? Un sacerdote Carcia. Ho fatto scendere ieri, un'oretta prima che arrivassero quelle macchine. Una persona molto importante, secondo lui. Incontro a Luce Arida? Lui dovrebbe essere il moderatore. Grandioso. Se non farai subito come dico, informerò il Re Sole della tua insolenza. Grazie a te, ho dovuto passare tutta la notte in tenda, esposto agli attacchi. Potevo morire. Vi rifiutate di trasportare me, ma... non questa... cosa? Questa donna Nora. Questa selvaggia. Scansati, canaglia. Vuadis è Aloy. Vuadis lo studioso. Aloy, la salvatrice di Meridiana. Davvero? Beh, questo mitiga l'insulto, direi. Sono qui per l'ambasciata a Luce Arida. Anche tu, a quanto pare. Beh, non ora che la valle è infestata. Ed ecco dunque Araman. Dichiarò i sacerdoti del sole preziosi e meritevoli di protezione. Visto? È scritto. Andrò a Luce Arida se avrò il via libera dal capitano dell'avanguardia. Non un minuto prima. Bene. Il capitano è mio amico, sai. Dov'è Erend? Vorrei parlare con qualcuno più interessato ai fatti e meno alle parole. Vuadis. Vuadis lo studioso. Vuadis lo studioso ha inviato Erend e un altro ad aprire la strada all'alba. Ed ecco all'alba... Ehi! Shh. Lungo la valle? Sì, alle rovine sulla sponda sinistra, per poi proseguire. Bene. Ho sentito che i lavori sono fermi. Come miglioro la mia roba? Scommetto che il fabbro di Aspra Catena ti farà usare il suo banco. Per gli Scavazzanna, ti consiglio di creare delle frecce acide. Usale contro i loro serbatoi per abbatterli. Grazie. Vado a dire a Erend di tornare. Ehi! Dove vuoi andare? Beh, in cima al crinale, per stare al sicuro. Mi spiace. Gli ordini sono tassativi. Niente passeggeri fino al fischio, no? Esatto. Via di manovella. Ma... perché? Joruf, ti andrebbe di ascoltare lo studioso ad Aspra Catena e aspettarmi lì? Certamente. Troverò Erend e lo aiuterò ad aprire la strada. Dopodiché, basta scuse. Luce Arida, ambasciata. Se tale è la volontà del sole. Lo sarà. Fidati. Devo trovare Erend, ma forse è meglio che visiti Aspra Catena per potenziare il mio arco. Quella è Aspra Catena. Joruf ha detto che lì potrò potenziare il mio arco. Potrei modificare altre mie attrezzature.
Tu dove stai andando? Era una trappola. Tutta la zona ne è piena. Ce n'è sempre una. Resisti! Faccio il possibile! Attirali verso le trappole a corda! Ah, perché ucciderlo così? A cosa credi che servano le trappole? Grazie alla forgia sei arrivata. Le trappole aiutano, ma cacciare macchine è roba da giovani. Avvicinati, voglio ringraziarti come si deve. Sei una cacciatrice esperta. Ci hai messo meno con quei rovistatori che le avanguardie con lo scalazzanna. Quindi le avanguardie erano qui? Esatto, fino a poco fa. Steso lo scalazzanna, sono andati a sud. E poi i rovistatori hanno smantellato la carcassa, come sempre. Poi è passato un altro scavazzanna. Da queste parti è un vero delirio. L'avanguardia è andata a sud? Probabile. La valle brulica di quelle bestie. Le avanguardie vogliono farle tutte fuori. Capisco. Un secondo, Rossa. Se vuoi andare a caccia per il timore, ti servirà un lanciatrappole. E non uno qualunque. Creazione mia. Offre la casa. Sembra di pregevole fattura. Sì, ci sto lavorando da quando ho lasciato Aspra Catena. Qui lavoro in pace e rischio meno... incidenti. È successo qualcosa ad Aspra Catena? Direi qualcuno. Non ti seguo. C'è questo sacco di fango, Ulvund. Si crede l'aldermanno di Aspra Catena. Mezza città lo tratta come se lo fosse. Quando avevo ancora il mio negozio, era interessato alle mie merci. Continuava a chiedere uno sconto Ulvund. Ho rifiutato. Non gli ha fatto piacere. Non ho prove, ma il bastardo ha dato fuoco alla mia officina. A quel punto mi è sembrato saggio levare le tende. Alla teleferica mi hanno detto che gli scavazzanna sono arrivati ieri. Sai dirmi qualcosa? Come sta, Karn? Se ci penso, ci siamo cacciati in ogni sorta di guai. Tipo quella volta che... Tu sai qualcosa sugli scavazzanna? No. Karn ha ragione, sono comparsi creando il panico. Per fortuna tu e le avanguardie siete arrivate in tempo per salvarmi le chiappe. Ora devo andare. Grazie del lanciatrappole. Mentre ammazzi scavazzanna, io credo che andrò ai terreni di caccia. Pare ci sia una sfida per lanciatrappole. Passa pure se vuoi affrontarla. Forse, quando sarà tutto sotto controllo. Erend è andato a sud. Dovrei riuscire a rintracciarlo usando il focus. Tracce. Di Erend e dell'avanguardia, forse. Qualcuno sta combattendo più avanti. Whoa!
veleno! Sono stato forgiato per questo! Niente libri rimasti! Noiose ronde pomeridiane! Solo il martello! E i combattimenti! Aloy! Erend! Penso io agli altri. Diamine, dovrei essere laggiù. Non contato così. Quegli scavazzanna hanno serbatoi di acido sul dorso. Colpendoli con frecce acide innescherò una reazione a catena. Marca tutto, Aloy! Aloy! Forse è meglio... se mi vieni incontro. Mi trovi sempre nei momenti migliori. No, hai fatto tutto tu, io ho solo preso i ritardatari. Quanto è grave? Questo? Sono solo costole. Sto bene. Immagino che non ti sia spinta fino al timore solo per goderti il mio imbarazzo. Perché sei qui? Mi serve che si tenga l'ambasciata. Così vado a ovest. Erend, ciò che ho fatto alla guglia. Che abbiamo fatto. Non è bastato. La minaccia c'è ancora. C'è ancora tanto da fare. Davvero? Fantastico! A parte la questione della minaccia, quella è meno fantastica. Ma sì, insomma, chiunque sia il nemico, la tua lancia, il mio martello, come ai vecchi tempi. Erend, mi serve quell'ambasciata. E non posso aspettarti. Basteranno un paio di giorni. In realtà, anche se tu stessi bene, quello che devo fare... è meglio che io lo faccia da sola. Da sola? Ovviamente. Erend! Mi spiace rovinare il momento, ma sono messo maluccio! Ehi, calma la tua vampa, arrivo! Di bene in meglio. Senti, vado a Luce Arida a farmi ricucire. Se vuoi che l'ambasciata vada in porto,
cerca il sacerdote del sole, Vuadis lo studioso. Oh, lo conosco. Libero la valle dagli Scavazzanna, poi mando Vuadis a Luce Arida. Noi ci vediamo lì. Lo prenderò come un arrivederci. Scusa? Chiedi scusa. Oh, sarebbe una novità. Ma cosa ti prende? Che lascia stare, ok? Non importa. Mi sembrava ti importasse. E va bene. Dopo la battaglia alla Goglia, sei andata via. Sei sparita senza neanche salutare. Io e tutti gli altri abbiamo combattuto al tuo fianco, Aloy. Mentre tu sei scomparsa. Chi si comporta così? Erend, senti. Non volevo farti soffrire quando sono partita. E so che non è facile ora, ma... quello che faccio... La vita sulla Terra è in pericolo. E solo io posso salvarla. La vita sulla Terra? Già. Se io fallirò, tutto quanto morirà. Devo aiutarti, allora. Non puoi. Non ci sono macchine da affrontare, né cattivi da uccidere. Quello che devo fare... non so neanche spiegarlo. Nemmeno alle persone a cui tengo. Alla faccia del rendermi utile. Bene. Erend, per la forgia. Questo è il mio segnale. Dovrei accompagnarvi a Luce Arida. No, e tu hai altro da fare. Chiaramente. Ce la caveremo da soli. Dovrai cavartela senza di noi. Noi ti rallenteremo. La cava di cui parlava prima. Usando l'acido non andrò. Ed è piena di scavazzanna. Un'altra a terra. Quella è sistemata. Fatto. La cava è sicura. Straniera, avvicinati. Dobbiamo parlare. Non so cosa ci faccia una nora qui, ma ti siamo debitori. Volevamo resistere in attesa dell'avanguardia, ma uno scavazzan è partito alla carica. A quel punto è scoppiato un pandemonio mai visto. State tutti bene? Abbiamo perso brava gente. Avremmo perso l'intera cava senza di te. Adesso è tutto tranquillo. Ci sarebbe un gran fracasso con la cava in attività. Ma senza il fischio di Aspracatena siamo bloccati qui a raccattare i pezzi. Senza il fischio non lavorerete? Io e i miei siamo solo piccoli ingranaggi. Finché Ulvund non fischia non possiamo fare niente. Se lavoriamo senza il suo benestare, può bandirci. Ed è l'ultima cosa che vogliamo. Ulvund è davvero così potente? Ha denaro e conoscenze, quindi può spadroneggiare su tutti. A momenti ci intimidisce più degli scavazzanni. Voi di cosa vi occupate?
Lavoriamo nella concessione di Ulvund, estraiamo pietre da mandare a Luce Arida. Ma il fermo e gli scavazzanna ce lo impediscono. Quegli affari non si erano mai visti nel timore. Da che razza di forgia sono venuti fuori? Non lo so. Non ancora, almeno. Ora devo andare. Stammi bene. Se posso stare bene, è solamente merito tuo. Ho eliminato gran parte degli scavazzanna. La valle dovrebbe essere sicura. Darò la buona notizia a Vuadis. Poi potremo procedere con l'ambasciata. Il cancello è chiuso per via degli scavazzanna. Devo trovare un altro ingresso. Anche questo cancello è sprangato. Ce ne sarà uno aperto. Ehi là! C'è nessuno? No. Mi tocca trovare un altro ingresso. Straniera in arrivo. Quella è la Salvatrice. Vuoi entrare, Salvatrice? Benvenuta ad Aspra Catena. Aprite, gente. Ordini di Joruf. D'accordo. Ma per la forgia! Petra. Aloy, che cosa ci fai qui? Finalmente posso guardare qualcosa di bello. Anche per me è un piacere. Arrivi giusto in tempo. Vieni. Io... Andare a bere è l'unica cosa che si possa fare qui. Sì, ho sentito. Le macchine, il fermo dei lavori. Quelli sono solo i problemi recenti. Ad Aspra Catena nulla funziona come dovrebbe. Giusto. Ed ecco il problema peggiore. Non siamo di qui, non ci riguarda. Gli scavazzanna riguardano tutti quanti. Ulvund. Lo conosci già? Sì. Forse è meglio discuterne davanti a una birra. Petra, Petra. Sono solo di passaggio. Vado a ovest. Oh. Devo assicurarmi che l'ambasciata a Luce Arida vada bene, poi proseguirò. Ah, ho capito. Sempre qualcosa in ballo. Beh, Rossa, è stato un piacere. Alla prossima. Petra. Ma se vuoi farti una birra fresca e due risate con un'amica, vieni alla birreria. Mi trovi lì. Ulvund sembra un tipo problematico. Forse Petra ha bisogno d'aiuto. Una cosa alla volta, devo trovare quel banco e potenziare il mio arco. Giro! Il negozio è chiuso. Sì. Posso usare il banco? Io non ti fermo. Usa pure il banco da lavoro se devi mettere mano all'attrezzatura. La via per Luce Arida è libera. Vattene. Ma tu non sei, Erend. Partirò solo quando il capitano... Avrà eliminato gli scavazzanna. E l'ho fatto io. Ordini del capitano. Quindi stanno bene? Malconci, ma vivi. E ti stanno aspettando. Beh, mi muoverò da qui soltanto dopo aver sentito il fischio. Se non è sicuro per loro, non può esserlo per me. D'accordo. Vedo cosa posso fare per il fischio, poi ritorno. Sentito? Non siamo in partenza! Scarica tutto! No, non rilassarti. Torno subito. Tanto qui è impossibile. Petra ha detto che è Ulvund a comandare, da queste parti.
Devo parlare con lui per il fischio. Va bene, prendilo. Ci troviamo sulla stessa barca, Ulvio. Gli scavazzanna sono un rischio per tutti. Oh, falla finita. Sappiamo che gli scavazzanna sono qui per colpa vostra. Vi hanno fatti passare dai cancelli di luce alta. Quello che dici è ridicolo. Perché avremmo fatto entrare delle macchine mortali nella nostra terra? La terra in cui onesti Oseram lavorano senza sosta e senza voce in capitolo sulla gestione? Se tu firmassi la concessione... Oh, tu e quella tua maledetta concessione! Questa terra sarebbe gestita da coloro che la abitano e che ci lavorano. Cosa vuoi da me, Ulvund? Un qualche pagamento? Mio carissimo magistrato, credi di potermi comprare? Se vuoi sentire quel fischio, devi ordinare ai tuoi soldati di eliminare gli scavazzanna. E di firmare la concessione. Pensaci. Quale altra opzione ti rimane? Ehi. Salvatrice, che tempismo eccezionale. Sarebbe possibile parlare di una questione importante per il dominio? Potremmo. Dopo. Va bene. Allora aspetterò. Allora, la Salvatrice in persona. L'incubo di Derval, la rovina di Alice. Forse. Si narrano storie sulla tua bellezza e le tue gesta eroiche, mia guerriera. Ulvund il possidente, pronto al tuo servizio. Dunque, cosa ti ha spinta a lasciare le sete pregiate e il vino di Meridiana per visitare questo insediamento? La tua salvifica attenzione sarà richiesta altrove. Sono qui per l'ambasciata. L'ambasciata? Per la forgia. Ah, questione di importanza ben maggiore, quindi non ti tratterrai a lungo. Il tempo di occuparmi dei problemi che richiedono la mia salvifica attenzione. Ah, gli scavazzanna, certo. Beh, dovrai sbarazzartene se vuoi che l'ambasciata abbia luogo. Bene. Meglio darsi da fare. Forza, vai. Con calma. Non hai una grande opinione del magistrato? Beh, mi rifiuto di leccare i piedi di un passacarte qualunque quando i miei compagni lavoratori sono maltrattati, minacciati e soprattutto sfruttati. Molto nobile. Nobile? Boh. Sono nato col martello in mano io e non mi sono mai piovuti regali o altre opportunità dal cielo. Tutto quello che ho me lo sono conquistato. E ora dov'è questo martello? Gli oneri del comando me l'hanno fatto mettere da parte. I Karja non se la rischiano, ma pretendono che gli Oseram mettano in gioco la propria vita là fuori. Qualcuno doveva farsi avanti e dire basta! Hai ordinato tu il fermo? Naturalmente. Siamo lavoratori, non siamo soldati. Finché i Karja non sistemeranno tutto e ci concederanno l'accordo che meritiamo, non rischierò altre vite. Accordo? Parli della tua concessione. Non è solamente mia. È nell'interesse di tutti gli onesti lavoratori Oseram di questa terra che si spaccano la schiena al lavoro mentre solo i Karja raccolgono i frutti. Noi chiediamo solo la possibilità di condividere queste ricchezze. Vogliamo una terra lavorata dal popolo per il popolo. Giusto. A quanto ammonta la tua parte? A una quantità commisurata al mio contributo a questa comunità, semplicemente. Se Aspra Catena è su Terre Karja, non dovrebbe comandare un Karja? Chi ti ha eletto? È stato il buon senso degli Oseram, ovviamente. Pensi che un Karja riuscirebbe a gestire tutto questo? Ah! Il magistrato non riesce neanche ad andare a luce arida senza perdere bulloni. Non hai alcuna autorità, insomma. La gente ti segue solo perché lo dici tu. Lo credi? Chiunque abbia seguaci ha autorità. Io sono stato ad Aspra Catena fin dall'inizio. Insomma, praticamente l'ho fondata io. E tutti sanno che sono parte integrante del suo successo. Tu hai fondato Aspra Catena? Sinceramente ne dubito. Praticamente, come ho detto. Io ne ho intuito il potenziale quando non era che una manciata di tende all'ombra di luce arida. Ho investito nella miniera, convinto alcuni amici a fare lo stesso, ed eccoci qui.
Si può dire che Aspra Catena è quello che è, grazie a me. Oh, quindi non stai qui a guardare e a guadagnare dal lavoro altrui? Niente affatto. Ovviamente cerco di ripagare parte dei miei investimenti. Ma la mia priorità, adesso come sempre, è garantire il benessere di questi onesti lavoratori Oseram. Ho eliminato gli Scavazzan. Oh, davvero? Ora che ti sei ripreso dallo shock, dai il segnale. Ehi, ehi, quanta fretta! Invierò qualcuno per confermare che sono morti e che la valle è di nuovo sicura. Non ci vorrà più di un giorno o due. No, dai il segnale, adesso. Ci sono in ballo le vite di tanti Oseram innocenti qui. Un piccolo ritardo. O lo fai subito o lo farò io. Ah, ci avrei scommesso. Amici, avvicinatevi. La salvatrice di Meridiana ce l'ha fatta. Ha sconfitto gli Scavazzan. Tu. Cosa? Dai il segnale. Finalmente Aspra Catena torna in attività. Fantastico. Yeah. Inoltre, Ulvund ha accettato di compensare personalmente a tutti voi i salari perduti. Sì. Così di voi. Sì. 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 Ma non dovevi partecipare a un'ambasciata? Sì, proprio così. Mildov! Mildov! Avevo il tuo stufato durante l'ultima escursione. Mi è bastato per una settimana. Lo sai che mi sentivo quasi più scattante di un corsiero? Goditelo finché dura. Sembra che le provviste che prepari siano miracolose. Ah, ci risiamo. Anche tu puoi avere lo sconto, ma dovrai tornare più tardi. Forse mi confondi con qualcun altro. Ti manda Ulvund? No. Oh, devi scusarmi. È che i suoi sgherri mi tormentano di continuo. Oh, ho anche consumato la mia griglia speciale. Visto che sono un po' in crisi, potresti dirmi subito che cosa vuoi? Un po' del tuo cibo? Ovviamente. La gente di Ulvund ti dà problemi? E come? Pretendono costantemente l'impossibile, ma con l'attrezzatura che uso per preparare i miei piatti non posso cucinare così tanto. Per non parlare dello sconto Ulvund che pretendono di avere. E se ti rifiuti? Io cucino, niente rogne. Come sei finito ad Aspra Catena? Ho saputo di un villaggio ai confini della frontiera. Se c'è un villaggio, c'è una taverna. Cercavo lavoro. E così mi sono messo a cucinare qui. C'era gente che non aveva mai assaggiato un vero stufato di cinghiale alle bacche. Poi, così dal niente, mi sono fatto una clientela. Merito del mio cibo. O della birra. Quel cliente ha detto che le tue provviste gli hanno dato parecchia energia. Servirebbe anche a me per il mio viaggio. Vorrei poterti aiutare. Beh, anche perché hai la decenza di chiedermelo gentilmente. Ma purtroppo non ho più la mia griglia speciale. Senza... non posso cucinare i miei piatti tipici. So cosa mi succederà quando dovrò deludere Ulvund o i suoi compari. Anche se avessi tutti gli ingredienti necessari, non potrei cucinare. Forse tu puoi trovarmi un rimpiazzo temporaneo. Che ti serve? Per gli ingredienti? Qualche pezzo di carne decente e una bella manciata di steli di Vernonia. Nient'altro. Per la griglia mi serve un pannello di metallo ondulato, finché non ne forgiano un'altra. Prova in un cumulo dei rovistatori. Segui il fiume verso nord-est. Ah, tranquilla, prima lo pulirò. Sulla via troverai cinghiali e vernonia in abbondanza. Il tuo abbigliamento mi suggerisce che sei una brava cacciatrice. Grazie, Mildov. Darò un'occhiata. Finalmente qualcuno che sa dire grazie.
E tu non farti maltrattare, chiaro? Se lo dici tu. Ho già abbastanza carne e vergogna. Un pannello da cumulare. Salvatrice, perdonami per il disturbo e mi dispiace che tu abbia subito le millanterie di Ulvund. Io ne ho passate di peggio. Pare che Ulvund ti voglia mettere sulla graticola. L'idea di accusare i Karja di aver sguinzagliato gli Scavazzanna nel timore è completamente ridicola. Ma più si ostina a sbandierarla, maggior supporto otterrà per la sua maledetta concessione. Gli Scavazzanna come sono arrivati nel timore? Nessuno sa dirlo. Il loro primo avvistamento è stato a ovest della cava. Mi risulta che non sappiano volare, quindi non so come abbiano oltrepassato le montagne. Nessun'altra via? L'unica che conosco è Luce Arida. Senti, se riuscirai a scoprire la verità, ti prometto che in cambio avrai una generosa ricompensa. Aiutami a zittire Ulvund. Cos'è questa concessione a cui Ulvund tiene tanto? Lui vorrebbe che il Dominio riconoscesse porzioni del timore come possedimenti Oseram. Solo quelle che hanno qualche valore, ovviamente. Fammi indovinare, vuole trarne profitto in qualche modo? Esatto. Con il timore in mano agli Oseram, lui garantirebbe più investimenti per le loro tante imprese. E non li può avere senza quella concessione? No. No, perché il Dominio potrebbe sempre revocarne l'accesso. E quindi la concessione è molto importante. E perché accusare i Karja per gli Scavazzanna, per quanto possa sembrare assurdo, beh, gioca a suo favore. Tu come hai fatto a finire qui? L'ho chiesto io, che tu ci creda o no. Supervisionare la valle intera per conto del Re Sole era un onore, e lo è tuttora, anzi. Ma il tuo lavoro sarebbe molto più semplice senza uno come Ulvund che sbraita di continuo. Ulvund non se ne andrà. È qui da molto più tempo di me e si vanta di essere il fondatore di Aspra Catena. Troverò la maniera di conviverci. Per forza. I primi Scavazzanna sono apparsi a ovest della cava? Sì, così ha detto un povero operaio. Ha sentito il terreno tremare e poi li ha visti correre giù dalla collina. È fuggito ed è venuto qui di corsa. Conviene iniziare da lì. Scopri la verità. E forse Ulvund smetterà di incolpare i Karja per ogni problema sotto il sole. E a quel punto si concentrerà seriamente sulla ricostruzione di Luce Arida. Siamo rammolliti. Ehi, Aloy, hai cambiato idea su quella birra? Ehi, pensavo che. Sei qui per quella birra, eh? Forza, siediti. Portatele una pinta, forza! Non mi aspettavo di vederti qui in giro. Sono mai stata prevedibile? Ora sì che ti riconosco. Per le fiamme! Per le fiamme! Ah, come il soffio di un mantice. Non riparerà la forgia, ma mi farà dimenticare i miei guai per un po'. Che guai? Un po' di cose. Le vittime degli Scavazzanna da seppellire, l'interruzione dei lavori, Ulvund che morde il freno per la sua concessione. Ehi! Niente armi sui tavoli, chiaro? Ah, lasciamo perdere. Niente che non si risolva con una birra fredda e due sani ceffoni. Ti credevo già a cumulo libero. Dopo la grande battaglia di Meridiana ci sono tornata, ma ho capito che filava tutto liscio. Non servivo. So della ricostruzione di Luce Arida. Pensavo di offrire il mio martello. Da allora tiro avanti. Puoi sempre andartene. E tornare a Est? Nah.
Non lascio una forgia accesa. Inoltre, qualcuno deve pur fare la piantagrana da queste parti. E gli scavazzanna nel timore. Da dove sono venuti? Questo è il punto. Nessuno ne ha idea. Sono comparsi all'improvviso e hanno invaso la valle come se li avesse vomitati una forgia. Ho perso degli amici. Ma grazie al Mantice hai potuto eliminarli tutti e i lavori sono ricominciati. Una bella botta per i piani di Ulvund. Ah, se solo ci fosse un modo per fermarli definitivamente e cacciarlo da questa città. Qual è il nesso tra gli Scavazzanna e Ulvund? Una parola, concessione. Nessuno sa da dove escano gli Scavazzanna, così Ulvund ha cominciato a incolpare i Karja. Cerca di dissotterrare dei vecchi rancori per bloccare i lavori finché non verrà firmata. È solo l'ultimo tentativo. Non fa che seminare zizzagna tra i lavoratori da quando è arrivato. E la gente ci casca? Hanno sofferto in molti per mano del re folle durante i giorni rossi. Non sarà difficile aizzare la gente contro i Karja. Quei maledetti schiavisti. Riguardo a Ulvund. Qui in giro tutto riguarda Ulvund. Come è finito al comando? Si è fiondato qui come uno scoiattolo che sente l'odore di una ghianda. Sapeva che la ricostruzione avrebbe richiesto pietra e legno. Così ha fatto richieste per tutta Prima Fonte, trovando i soldi per rivendicare tutto quello che avesse valore qui nel timore. In realtà, tutti i banchieri sanno che questo è territorio Karja e il Re Sole può annullare le sue rivendicazioni quando vuole. Ecco perché vuole convincere il magistrato a firmare la sua concessione. Questo atto di concessione, cos'è di preciso? E a Ulvund a cosa serve? È sterco, ecco cos'è. Un decreto che porrebbe cave miniere e Oseram sotto la loro legge, anche se la zona dei Karja. In questo modo i Karja non potrebbero più revocare i permessi per l'estrazione di materiali. Niente più rischi o problemi per gli investitori della conquista che vorranno portare qui la loro attività. E dal momento che Ulvund ha le mani in pasta dappertutto, diventerebbe più ricco di uno spazzino. Aspra Catena diventerebbe una città Oseram. E lui potrebbe diventare Aldermanno comprando i voti. È veramente furbo, glielo concedo. Se riuscirà a fare pressione, il magistrato dovrà cedere. Bene, io devo andare. Grazie della birra. È sempre bello. Quando vuoi, Rossa. Stanca di esplorare? Siediti e facciamo una partita a batosta. Ah, sei qui per giocare a batosta, sorella. Preparo il tabellone. In realtà ero solo di passaggio. Prima volta, eh? Non preoccuparti, ci andrò piano con te. Hai già qualche pezzo? No. Ah, sei fortunata. Ne ho un set extra, originale Tenact, direttamente dall'Ovest Proibito. Prego, siediti, ti spiegherò tutto in un secondo. E ti aspetta un premio se batterai i miei tabelloni. Bene, partiamo dalle basi. I Tenact dicono che Batosta Meccanica è un gioco di pura strategia. Ognuno ha un set di pezzi. Ogni pezzo rappresenta un tipo di macchina. E ogni macchina ha un certo valore in punti vittoria. Per vincere, bisogna ottenere 7 punti vittoria distruggendo le macchine dell'avversario. Non è facile ricordarsi i dettagli di ogni macchina, perciò usiamo questi appunti come promemoria. Vedi quel numero nell'angolo in alto a destra? Indica i punti vittoria che si ottengono distruggendo quella macchina. Negli appunti è riportato anche il movimento massimo, la potenza dei suoi attacchi, la distanza da cui può colpire, e ovviamente la sua salute. Per ora può bastare, iniziamo. Ti spiegherò il resto mentre giochiamo. Il tabellone è mio, perciò decido io chi inizia.
Essendo la tua prima partita, comincia pure tu. Di solito puoi scegliere quali pezzi sistemare sul tabellone, per ora usa questi. Prendi quel pezzo alla tua destra e spostalo in avanti. Ricorda che ogni macchina ha un movimento massimo. Se non te lo ricordi, lo trovi riportato negli appunti. Facile, vero? In ogni turno si possono muovere due macchine. Adesso scegli il tuo secondo pezzo. Perfetto. Per ora non hai altro da fare, perciò finisci il tuo turno. A tutta forgia! Muovo subito i miei pezzi qui. Tocca di nuovo a te. Questa volta perché non provi ad attaccare un mio pezzo? Inizia con quella macchina alla tua destra. Ora muovi quel pezzo abbastanza. Quando attacchi, il potere combattivo della tua macchina viene confrontato con quello del bersaglio. Il potere combattivo prende in considerazione il terreno su cui si trova la macchina e il suo potere d'attacco. Questo tabellone ha solo terreni di tipo prato, che non hanno effetto sul potere combattivo. E la tua macchina ha due punti di potere d'attacco. Perciò, il suo potere combattivo ammonta a due punti. La mia macchina non sta attaccando, quindi ha zero punti di potere d'attacco. E come la tua macchina, non è influenzata dal terreno di tipo prato. Tirando le somme, tra le due macchine c'è una differenza di due punti di potere combattivo. Quindi la tua macchina può infliggere due punti danno alla mia. Finora tutto chiaro? Sapevo che eri sveglia. Finisci attaccando la mia macchina. Ci vai giù pesante, eh? Ora prendi quella seconda macchina. Come vedi, la tua macchina non può attaccare la mia. Se vuoi, puoi farla scattare. Così si muoverà di una casella in più. Prova! Lo svantaggio dello scatto è che la tua macchina non potrà attaccare. Alcuni preferiscono rischiare e sovraccaricare la propria macchina in questi casi. Il sovraccarico permette di attaccare dopo uno scatto, ma riduce la salute della macchina di due punti. Tieni a mente questo rischio. Prova a farlo, così capirai cosa intendo. E con questo il tuo turno è finito. Ora ti rivelo un comodo trucchetto. Quella macchina, la più vicina a me, prendi la forza. Le macchine, come nel mondo reale, hanno punti corazzati e punti deboli. Li trovi indicati sui singoli pezzi. Il blu indica i punti meglio protetti. Colpendoli infliggerai dei danni, ma niente di che. Il rosso, invece, indica i punti deboli. Mira a quelli per un colpo devastante. Ti faccio vedere. Ruota quel pezzo finché non è rivolto verso il mio. Ora attacca la mia macchina. Fuori dal tabellone! Ed ecco i tuoi primi punti vittoria! Non ne hai ancora ottenuti 7, quindi continuiamo. La tua macchina ha attaccato, ma non si è mossa. Forza, spostala in basso verso il mio ultimo pezzo. Hai già attaccato una macchina e mosso un pezzo. Ma, sovraccaricando la macchina, potrai attaccare una seconda volta. Calcolando la salute della tua macchina, sacrificherai un pezzo per sconfiggere il mio. A volte questa può essere una buona tattica. Sovraccarica la macchina per attaccare di nuovo la mia, così capirai cosa intendo. Non è uno spasso? Siccome la tua macchina è andata distrutta contemporaneamente alla mia, otterremo entrambe i punti vittoria corrispondenti. Buona notizia! Visto che sei stata tu ad attaccare, riceverai i tuoi punti vittoria prima di me. Quindi raggiungerai per prima gli agognati 7 punti vittoria. Questo dimostra che a volte perdere un pezzo è il modo migliore per vincere una partita. Ti sarai accorta che non hai ottenuto esattamente 7 punti vittoria. Ma hai distrutto tutti i miei pezzi.
quindi la vittoria è tua! Non era poi così complicato, no? Cerca di individuare sempre il terreno migliore da cui attaccare. Potrebbe darti un bel vantaggio contro un avversario come quello. Mi ha salvato il di dietro più volte. Allora cercherò di ricordarlo. Oh, quasi scordavo. Questi sono i miei pezzi di riserva. Voglio che sia la salvatrice di Meridiana ad averli. Certo, è un piccolo set, ma dovrebbe bastarti per partecipare a qualsiasi partita di batosta. Puoi anche rivolgerti a intagliatori specializzati. Hanno pezzi unici di ogni tipo che possono ribaltare qualsiasi partita. Dovrai avere i materiali giusti per crearli. O potresti avere fortuna e trovarli in giro. A volte ho perso dei pezzi dopo una nottata di caccia alle macchine o di bevute. Non ringraziarmi, è sempre un piacere aiutare i nuovi giocatori. Ora, se hai voglia di fare sul serio, ho molti altri tabelloni. Potrei insegnarti qualche altro trucchetto. Grazie, io ci penserò. Sai dove trovarmi? Sentito il fischio? Si parte. Ma io dovrei avere tre scorte al seguito. Io vado verso Luce Arida. Hai sentito, Aloy? Sono gli ordini. Tu puoi restare qui. In mezzo a questa marmaglia? Scordatelo. Allora dovrai venire con me. Aloy, ci vediamo là.